Ciao a tutti ragazzi, sono Magicolo e in questo video... Siccome ho un po' di tempo libero da buttare nel cesso, allora ho pensato, ma perché non faccio un video dove tutti noi maschietti siamo d'accordo? E uno dice, no, è impossibile. Se parliamo di videogiochi, siamo tutti in disaccordo. Se parliamo di politica, siamo tutti in disaccordo. Se parliamo di soldi, siamo tutti in disaccordo. Se parliamo di sport, siamo tutti in disaccordo. Però c'è una cosa in cui siamo d'accordo: i video tutorial dei trucchi per le ragazze fanno schifo! E qui credo che siamo tutti d'accordo. Ma non è che solo fanno schifo, sono inutili. Allora, adesso parliamo in modo più serio, no? A cosa serve truccarsi? Cioè, prima di affrontare questo discorso, io pensavo che truccarsi, come tutti i miei amici, pensavamo che truccarsi bastava buttarsi del trucco in faccia e la cosa era finita lì. Cioè, non è che ci voleva una scienza dei tutorial da andare a vedere su internet, bastava buttarsi un po' di trucco in faccia, non so, e la cosa finiva lì. Poi ho scoperto che su YouTube c'erano persone che facevano delle lezioni, dei tutorial per truccarsi. Ma che cazzo? Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, ma non è che ce n'è uno, ce ne sono miliardi e questi continuano, mettono, ci sono alcune che mettono più video al giorno di trucchi. Ma che cavolo è? È sempre la stessa cosa. Cioè, è possibile che riesci a fare un trucco? Ci sarà una che ha caricato 1000 video? E non dirmi che tutti i 1000 video hanno trucchi diversi, cioè non ci posso credere. Cioè, i videogiochi, vabbè, anche lì uno può dirmi, ma perché? Perché i maschi giocano sempre ai videogiochi? Cazzo, sono divertenti e poi sono tutti diversi almeno. Invece truccarsi è sempre la stessa cosa, ti butti un po' di trucco sulle labbra, un po' sugli occhi, un po' sotto il mento, un po' sotto l'ascelle e la cosa finisce lì, non è che poi cambi il colore, cambi... Che cacchio ne so, cambi la quantità, ma la cosa finisce lì. Non credo che ci vogliono dei. E poi c'ha miliardi di visualizzazioni, tutte quelle. E poi si lamentano che le prendono in giro, che le dico di qua e di là. Ma poi ci sono anche i maschietti che vanno a vedere questi video. E questo lo sappiamo bene perché le vanno a vedere questi video, eh? Che è sto qua che continua a spammare, porca miseria. Cosa stavo dicendo? Sì, ecco, chi è che guarda i video? I segaioli, diciamoci la verità, cioè quelli che li guardano appena si vede un po' di detto. Ah, che bello. E niente, adesso ho perso il filo del discorso, mannaggia la miseria. Sì, sono tutti uguali, basta buttarsi il trucco in faccia, la cosa finisce lì. Non è che serve fare un video, un tutorial, ne fai uno dove non lo so, ma secondo me queste ragazze qui sono un po' pagate anche dalle aziende che vendono queste cose, perché, beh, non tutte, ovviamente non le prime, non ai primi video, poi quando uno diventa famoso sicuramente saranno pagate. Ma poi non truccarsi, ho visto anche una, l'ultimo che ho visto, cioè ho visto due parole, poi ho detto, ma vaffa, mortacci tua, ho visto la ricostruzione delle unghie che la facciamo pagare 15 euro. Allora, prima di tutto, cosa significa la ricostruzione delle unghie? Come fai a ricostruire un'unghia? Cioè, devi essere un dottore pluriscienziato a ricostruire un'unghia. Mai sentite una cosa del genere? Non pensavo manco che esistesse. Poi farla pure pagare 15 euro, sinceramente non ne vedo il motivo. Se mi si spezza un'unghia io mi taglio via il dito, non è che ci sto tanto a pensare. E me lo faccio a gratis, diciamo. Quindi... Allora, io vi dico pure, voi state tutto il giorno a truccarvi, no? Adesso sto parlando con voi ragazze, non con i gay. Voi state tutto il giorno a truccarvi, no? Per farci arrapare. Noi ci arrapiamo, vi andiamo a cercare, e poi magari una parola e l'altra vi portiamo a casa e voi manco ce la date. Quindi ci fate arrapare e manco ce la date. A questo punto io vi chiedo, fate un tutorial per fare il trucco delle racchie, così almeno manco ci fate arrapare. E non vi salutiamo nemmeno la prossima volta, che cacchio. Cioè, non capisco, voi vi volete far truccare perché? Per essere più belle? Ma poi non... Cioè, quando andate in giro mica vi guardate voi, cioè. Non trovo nemmeno il motivo per stare tutto il giorno a truccarsi, no?
Io non è che sto tutto il giorno a giocare a videogiochi, io gioco a videogiochi solamente quando faccio i video, anche perché ormai sono talmente bravo e talmente pro gamer che non mi serve. No, scherzo, dai. No, però veramente truccarsi secondo me è la cosa più stupida del mondo. Cioè, lo so che magari tutti i maschi la pensano come me, tutte le femmine lo pensano al contrario, almeno questa cosa l'abbiamo chiarita, io la penso così e punto. Almeno questa, fra 10.000 anni dicono: ma che cazzo è che faceva sti video di truccarsi? E c'era qualcuno, e c'era qualcuno come me che la pensava in modo opposto, cioè che non serviva un cazzo tutta sta roba. Cioè, non lo so. Boh. Magari sbaglio io, eh? Ma penso proprio di no.